piano, una stufa utilizzata per trasformare il grasso di balena in olio. Spiega inoltre che la scelta della località dipendeva da vari fattori, innanzitutto dalla prossimità di aree densamente popolate dalle balene e poi dalle caratteristiche della baia, che è la migliore della costa per parecchie miglia, sia verso nord che verso sud. La preferenza di un sito che si trovasse all'interno delle isole, piuttosto che in riva al mare o in altre zone riparate del continente, sempre in acque molto profonde, era giustificata dalla possibilità di rimorchiare facilmente la carcassa di una balena, per compiere poi sul posto tutte le operazioni di macellazione, fare a pezzi il grasso, tritarlo, metterlo nei barili e passarlo nei forni vicino alla spiaggia, riducendo al minimo gli spostamenti. I secoli comunque hanno chiesto il loro tributo. Da molte generazioni la balena gobba segue il cammino ancestrale nelle sue migrazioni annuali che la portano nei caldi Caraibi, dove partorisce per tornare poi nell'Artico in primavera. Ma da qualche tempo quel cammino è diventato pericoloso, e non soltanto per le balene.